Avete paura che Putin vi tolga questa libertà a un certo punto? E secondo me Ucraina o vivere o morire. Dei quasi 10 milioni di profughi ucraini dalla grande invasione di Putin nel 2022, la Valle d'Aosta ne è in carico 52. 43 nel centro accoglienza di Donnas, 7 in quello di Villeneuve e 2 inseriti nel SAI di Aosta. Dei 400 ucraini arrivati inizialmente, molti hanno deciso di tornare in patria. Altri stanno provando a costruirsi la loro vita qui in valle, come loro. Quindi tu sei venuta in macchina diretta dall'Ucraina? Sì. Sono poi capitati nel centro accoglienza, dove si decideva dove mandare le persone, e lì è chiesto: ma sarebbe bello andare in Italia ad Aosta. Olena Lonska e Olena Galkina hanno in comune non soltanto il nome, ma anche un tragico destino comune, la guerra. Il 24 febbraio del 2022, giorno di inizio dell'offensiva russa nel loro paese, la loro vita, insieme a quella di tutti gli ucraini, è cambiata totalmente. Lei prima della guerra aveva un sushi bar. Sono tanti amici, anche amiche, sia gli uomini e le donne, hanno preso la decisione di combattere. Dice: io non riuscirei, ho paura, però tanti ucraini vanno avanti. Olena Galkina invece è un'osteopata ed è venuta a raccontarci la sua storia nella redazione di Gazzetta Matin. A Mykolaiv ha lasciato la sua clinica di famiglia, dove ancora lavorano, a servizio dei soldati ucraini, suo marito e il suo figlio maggiore. Entrambe hanno preso la dura decisione, sfidando il senso di colpa, di lasciare il loro paese, una parte della loro famiglia, e trasferirsi qui, in Valle d'Aosta. Diceva la sua famiglia, Valle d'Aosta è un posto proprio come la seconda casa, ormai. Certo, insomma, nel suo cuore si è qua, si è là. Ricominciando una nuova vita, sempre con il pensiero a chi sta sul campo. Chiaramente la mancanza più grande sono gli uomini. Prima ci sono quelli tutti armi moderni, missili, non missili, così. E poi cosa rimane? Faccia a faccia a 10 metri, così. La Russia ce l'ha milioni di quelli. Bloccati in un claustrofobico presente che parla solo di guerra e che non si coniuga al futuro, nessuno di loro vede una via d'uscita, solo la barbarie. E tutti questi ragazzi che stanno combattendo, si possono immaginare che educazione che hanno avuto, come sono forti, come sono veramente dei principi sani, e quanto avrebbero potuto dare al mondo di cose belle, come ci stanno morendo.